E Radio Radicale, siamo con Andrea Romano per parlare del dopo amministrativa. Allora, in questi giorni il campo largo è messo anche un po' in discussione da Grillo che sta ripensando alla sua presenza nel governo. L'interpretazione che ha dato Grillo insieme a Conte, col quale va molto d'accordo, è che insomma, con l'operazione Di Maio si sia cercato di fare una sostituzione del Movimento 5 Stelle. Allora, daranno l'appoggio esterno, che cosa succederà? Insomma, sono questioni che riguardano il Movimento 5 Stelle e il Anche il loro... governo. Certo, sono questioni che riguardano innanzitutto il Movimento 5 Stelle. Il nostro auspicio è uno solo, che non ci sia un indebolimento del governo Draghi, che quindi non ci sia la scelta di uscire dalla maggioranza, perché sarebbe un danno per il Paese. Oggi il governo deve essere sostenuto e deve andare avanti perché ci sono tante cose da fare, non solo il PNRR che è fondamentale, ma anche le tante riforme che devono accompagnare la risposta dell'Italia all'emergenza inflazione, all'aumento dei prezzi dell'energia, eccetera. Poi, per quanto riguarda le alleanze, noi siamo molto concreti, come sempre. Le alleanze, secondo noi, si costruiscono sulle risposte concrete da dare al futuro degli italiani. Ad esempio, una delle nostre proposte più qualificanti, tra le tante, è tagliare le tasse sul lavoro rapidamente, perché ci sono troppi italiani che hanno salari troppo bassi. E con il taglio sulle tasse del lavoro che noi proponiamo, gli italiani che guadagnano meno di 35.000 euro l'anno, che sono tanti, possono avere una mensilità in più, già da quest'anno. Cosa che si può fare con l'accordo di tutti ed è una proposta concreta. Pensa che ci sarà la tentazione da parte del Movimento 5 Stelle di liberare le mani per rilanciare una proposta simile a quella del reddito di cittadinanza per rifare un po' lo stesso, diciamo, canovaccio delle elezioni politiche del 2018? Allora, io leggo sì dichiarazioni di alcuni esponenti 5 Stelle che vorrebbero uscire dal governo, è chiaro che c'è una discussione anche di questo tipo dentro il Movimento 5 Stelle. Detto che non sarebbe una soluzione positiva per il Paese, credo, mi permetto di dire che non sarebbe nemmeno una soluzione per il Movimento 5 Stelle, perché non è che le cose si ripetano sempre uguali a distanza di anni, no? Il Movimento 5 Stelle si è presentato nel 2013 come forza di opposizione, di nuovo nel 2018, poi in questi anni ha governato, quindi sarebbe secondo me poco credibile che una forza del genere facesse dei passi indietro, un po' il passo del gambero, tornando a essere quello che era nel 2018. Non vale per nessuno e non credo che varrebbe nemmeno per il Movimento 5 Stelle. Avete capito qual è l'orientamento del partito di Di Maio? Che non è il partito di Di Maio Certo. in termini reali, ma è Insieme per il Futuro. Allora, Insieme per il Futuro è un partito di centro, è un partito che dialoga col campo largo, oppure non l'avete ancora capito? Ma intanto il centro adesso è una espressione molto, diciamo, fantasiosa, molto affollato, cioè c'è pieno di aspiranti leader. Io sto alle dichiarazioni di Di Maio e leggo che la sua rottura è stata determinata dalla volontà intanto di sostenere questo governo, che io credo che sia nell'interesse della nazione, e anche sui temi di politica estera per rafforzare, diciamo, l'orientamento europeista dell'Italia e anche il sostegno dell'Italia alla resistenza ucraina contro l'aggressione di Putin, che è un'aggressione inaccettabile ed è una minaccia alla sicurezza e alla pace di tutti noi. L'unico aspetto positivo che vedo in questa vicenda è il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia abbandonato i vecchi temi della politica estera per dedicarsi, diciamo, alle battaglie, di salario del. Ma guardi, io come è noto sono sempre stato molto lontano dal Movimento 5 Stelle, però in questi anni il Movimento 5 Stelle ha fatto dei passi avanti, che io considero dei passi di maturazione, no? Dal gilet gialli all'europeismo. Io auspico che non ci sia una regressione del Movimento 5 Stelle, un ritorno al passato. Ripeto, non funzionerebbe probabilmente, ma sarebbe anche un danno per quel movimento, perché se un movimento diventa maturo, diventa serio e concorre al governo dell'Italia e al progresso dell'Italia è sempre una buona notizia. Grazie Andrea Romano.